Buongiorno, saluti, bentrovati. In questa giornata del tufo non potevamo tralasciare di ringraziare e omaggiare la signora Giovanna qui, Hotel Elizabeth. Grazie di aver aperto le porte a questi signori, grazie di aver messo le vostre strutture in cucina a disposizione degli chef per produrre. A voi vi piace il tartufo, signora Giovanna? Sì, ci piace, si vede che ci piacciono i prodotti locali e valorizzare anche le eccellenze del territorio per far sì che vengano, diciamo, anche riportati alla luce delle cose che delle volte, diciamo, sono anche da riproporre. Visto che ci troviamo nel settore vero del food ma anche dell'ospitalità, avremo anche con noi oggi degli ospiti internazionali dall'America proprio per raccontare il nostro territorio attraverso i piatti, attraverso le aziende e anche attraverso questa logica di collaborazione che si crea tra gli operatori e non solo. Abbiamo parlato di food experience che viene offerta agli stranieri, ma intanto la signora Giovanna è l'ultimo tassello di una storia. È una storia lunga, centenaria, eh? Perché se vedete questo glicine lo piantò il mio trisavolo più di 100 anni fa, infatti quest'anno ricorre il centenario della Piedigrotta Stabiese in cui il terzo classificato, la canzone terza classificata era dedicata al mio trisavolo, era proprio la tarantella stabiese che dice: Pasagliute tanta erba odorosa, c'è sta una casa fravocata, che è una gran cosa, che non lo sa, sta puzzana, yam yam langop, che Giovanna là ci aspetta, Giovanno cantiniere, numero uno del paese, tutto popolo stabiese sape certe contentà. E questi sono i versi della tarantella del 1924, immortale, al di là degli uomini abbiamo la natura che parla. Quando qui era solo una mescita di vini, era una mescita perfetta, perché all'inizio il nonno Giovanni si preoccupava di produrre delle pietanze, di mescere vini, e infatti c'è questo certificato della Camera di Commercio del 1935 che testimonia, infatti si chiamava Bettola all'epoca perché Bettola era la dicitura con la quale si indicava dei locali dove si servivano delle pietanze semplici con i prodotti derivanti dalla terra ma anche dal pollame del giorno. E anche la vendita del vino e dell'aceto, il vino che poi si trasformava in aceto. Ma questa storia sta in un libro, ogni volta ce la devi raccontare tu. Sta in un libro, sta in alcune pagine anche online. Il libro è pubblicato? Il libro, ci sono dei libri pubblicati. Bellissimo. E poi comunque in occasione del centenario che festeggeremo da luglio in poi, faremo, diciamo, una pubblicazione particolare per queste cose e sarete tutti invitati, perché è una storia del territorio e delle aziende centenarie. È un pezzo di storia di Castellammare di Stabia, quando si riunivano in 4, in 5 e venivano cinque, qua dove per all'epoca c'era la costruzione della strada statale, quindi ci sono tanti anche connubi con diciamo connessioni territoriali, accessi eccetera, quindi assolutamente la storia di un'azienda e di aziende che cambiano, diciamo, le loro simbiosi con il resto dell'ecosistema territoriale. Ma soprattutto stanno in piedi dopo stanno 100 in piedi anni, con il lavoro ai fianchi generazionali e tutto, diciamo, il resto, la testimonianza auguri, che diciamo la speranza non è una strategia di portare avanti ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato, non dimenticando quello che hanno fatto e quindi sempre con l'ambidestrezza, guardando con un occhio al passato, di valorizzare la storia del nostro territorio e delle nostre aziende. Complimenti. Grazie e a lei, auguri, grazie.